Laura, giovanissima, che ha realizzato il suo sogno, un sogno che è cominciato con queste righe. Mi chiamo Laura e fin da piccola ho sempre sognato indossare uno di quei bellissimi abiti eleganti, ballare valzer in un'enorme sala, essere principessa per un giorno. Il sogno di Laura si è avverato e così oggi, un po' di tempo fa, ha potuto festeggiare il giorno più bello della sua vita, almeno finora, partecipando a un'edizione casalinga del mitico ballo delle debuttanti. Eccola vestita da principessa con lo stesso abito del giorno del ballo, Laura Valentini. Benvenuta. Buongiorno. Benvenuta. Benvenuta. Prego, accomodati. Allora, vabbè, Oreste. Una foto qui ci vuole, dai. Sì. Allora, Laura, com'è questa storia del ballo delle debuttanti? Allora, com'è nata questa storia? Diciamo che è un sogno che penso che tutte le bambine, tutte le ragazzine abbiano fin da piccole, comunque di indossare un vestito del genere e di provare delle emozioni comunque come quelle che ho provato io in questo ballo. E poi vedendo comunque i servizi in televisione appunto che ne parlavano, mi sono interessata, però pensavo che non si potesse fare, che comunque solo gente, non lo so, importante tra virgolette, poteva partecipare a questo tipo di esperienze. E invece? Mi sono interessata, comunque smanettando un po' su internet, ho trovato il modulo di partecipazione. Smanettando però non è uno slang da principessa, però. Laura! Ho trovato il modulo di partecipazione e ho mandato la domanda, anche se comunque non ci credevo, cioè, ma adesso ancora, pensando comunque all'esperienza e alle emozioni che ho provato, ancora non mi sembra vero. Allora, cioè, quando tu ti sei interessata e l'hai comunicato ai tuoi genitori, che cosa hanno risposto? Che non sarebbe mai successo. Invece è successo. Invece dopo è successo. Raccontaci com'è successo. Quest'estate hai spedito questa lettera? Ho spedito questa lettera. Dove? A Vienna? Dove l'hai spedito? No, alla sede appunto dell'organizzazione del Italiana. Gran Ballo Viennese, sì, delle debuttanti, che però, cioè, in Italia se ne organizzano tanti, questo qui invece è proprio quello vero, cioè, con l'ambasciata d'Austria, quindi è proprio quello... Io lo vedo. Ah, sì. Hai spedito la lettera? Ho spedito questa lettera con la domanda di motivazione e poi mi hanno chiamato quest'estate, dove mi hanno detto che ero stata selezionata per partecipare al Gran Ballo e là non ci credevo, cioè là è stato proprio un sogno. I tuoi genitori erano felicissimi, immagino. Più o meno. Perché? Perché? Andiamo alle note dolenti perché comunque, del ballo. Perché comunque... Quali sono le note dolenti? Perché? La festa, il ballo, è una cosa straordinaria. Sì, sì, però perché comunque era, cioè, c'è sempre un prezzo comunque alle cose, anche ma se secondo aspetta, me... Non parliamo ancora adesso di note dolenti, vediamolo il ballo delle debuttanti. Sì. Edizione 2008 nella suggestiva cornice dei saloni di Palazzo Brancaccio a Roma.
Laura, sì. Bellissima, la cornice stupenda, le dolenti note. Quanto è costata tutto questo sogno? Quanto è costato ai tuoi genitori? Più o meno 2000 euro. Ma non è finita qui però, perché al ballo non hai partecipato da sola. No, anche la mia sorella più piccola. E quindi sì, sì. Per una spesa totale di? Quasi 4000 euro. E non si sono fatti ricoverare loro, no? Diciamo però, il prezzo è tanto, questo è vero. Però io penso che per le emozioni che abbiamo ricevuto io e mia sorella e comunque che l'esperienza che abbiamo provato non apprezzo. Cioè, e adesso il prossimo sogno che hai qual è? Il prossimo sogno? Boh, realizzare tutti gli altri sogni che ho. Lì ce n'è uno. Uno. Laurearmi. E laurearmi, poi comunque iniziare a lavorare. E non lo so, realizzare qualcosa pure per gli altri. Va bene. Però gli altri non voglio... Oreste, io so che vuoi chiedere qualcosa a Elisabetta, te, vero? Devo chiedere ad Elisabetta se il papà è di origine napoletana o addirittura fosse napoletano. Ti ha colpito, immagino, il presepe, questa sì, passione per il presepe. Come lei raccontava il presepe. Ci dica di sì, Elisabetta, è napoletano, era suo papà, vero? No, purtroppo non era napoletano. No, vabbè, ma comunque è bello d'occhio. Sapere che non è napoletano, però ha delle nostre tradizioni, perché in genere chi ha l'hobby del presepe, che vive al nord, logicamente è un po' difficile trovare, insomma si trova sempre che ci siano delle origini, oppure, ma non, perciò fa piacere molto. Comunque complimenti anche per l'hobby del filmato, diciamo della cinematografia, perché era un hobby molto, molto erano bravo, pochi, no? Ad avere il hobby della fotografia e il hobby della, non è come oggi con le macchinette e tutto. Giovanni, Laura, la principessa Laura, che pezzo le ispira che possiamo fare subito sul momento? C'è un pezzo del suo repertorio che possiamo fare per un'occasione del genere? Per lei, Maria, non sia gelosa, non guardi. No! Ha ballato un valzer. E quindi possiamo accennare qualcosa del genere? Un valzeretto? Proviamo. Ci vogliamo provare? Proviamo. Io ci provo. Proviamo. Non è che sono tanto. Proviamo. Bravo. Ma emozionato chi? Giovanni, chi? Questa ma fare questo valzeretto? È un'affermazione pericolosa, c'è cioè Maria, chi l'ha emozionata? Fare la... No, fare questo valzeretto a sta bella ragazza. Ah.